nessuno c'è. Signore del cielo e della terra, gloria al tuo nome, santo, santo, santo sei, o eterno Dio di Israele. Caro Padre Celeste, siamo davanti alla tua presenza, è un grande onore, un grande privilegio essere qui nella tua casa, nei tuoi cortili con lode, con ringraziamento. Tu hai fatto cose grandi nella nostra vita. Signore, grazie per il tuo sacrificio. Grazie per il tuo amore. Grazie perché un giorno tu ci hai chiamati a te, ci hai salvati, ci hai redenti. E oggi noi siamo il tuo popolo, il gregge che tu curi. Grazie per questi cari che questa mattina scenderanno nelle acque battesimali e testimonieranno della salvezza, testimonieranno del tuo amore. Testimonieranno dell'opera gloriosa e meravigliosa del tuo Santo Spirito che ha operato in loro la rigenerazione. Grazie Padre, essi hanno risposto sì alla tua chiamata e questa mattina, Signore, tu continuerai a benedire loro e le loro famiglie. Signore, benedici ognuno di noi, benedici le famiglie qui rappresentate. Grazie di come è accompagnato in mezzo a noi il fratello Trosino. Signore, un tuo servo, guidalo stamattina nella predicazione della tua parola, parla ai nostri cuori e noi ti ringraziamo, ti lodiamo, ti glorifichiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo perché il nostro cuore è in festa. Alleluia! E apriamo questo culto nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Cosa più la
Fratelli, voglio leggere insieme a voi il Salmo 126. Fratello Scarallo, vieni, dopo ci guiderai tu in preghiera. Abbiamo la gioia di avere il fratello Scarallo con noi. Serve il Signore da tanti anni. È un nostro padre spirituale. Ma voglio leggere prima il Salmo 126, poi chineremo il capo, adoreremo il Signore. Fratello Scarallo, vieni, vieni qui. Salmo 126. Dio ci benedica. Quando il Signore fece tornare i reduci di Sion, ci sembrava di sognare. Allora spuntarono sorrisi sulle nostre labbra e canti di gioia sulle nostre lingue. Allora si diceva tra le nazioni: il Signore ha fatto cose grandi per loro. Il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Alleluia. Signore, fa tornare i nostri deportati come torrenti nel deserto del Negev. Quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Alleluia. Gloria, gloria, gloria al tuo meraviglioso nome. Ti adoriamo, Padre. Ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore. Siamo come un campo di fiori davanti a te, che illuminati dallo Spirito Santo ci aprono verso di te per dirti gloria, gloria al tuo santo nome. Tu sei degno di gloria, Padre, e noi ti adoriamo e ti benediciamo profondamente questa mattina, perché tu ci riempi di gioia. Oggi è gioia nel cielo, è gioia sulla terra, è gioia in questa comunità, è gioia, Signore, per tutti coloro che hanno collaborato alla salvezza di queste anime. Ti ringraziamo, Signore, che oggi è un grido di vittoria sopra l'inferno, sopra Satana, Signore. Sono state tratte fuori dalla schiavitù delle anime per essere dedicate a te attraverso la potenza dell'Evangelo che ha raggiunto la loro vita. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore e ti preghiamo di benedire questa santa comunione, di benedire, Signore, questi battesimi, questi ragazzi, questi giovani, Signore, che è testimonio della tua grazia vivente e potente che ha potuto trasformare la loro vita. Mantienili fedeli a te, mantienici fedeli a te. Guida questo culto per la tua gloria ed ogni cosa, Signore, nelle tue mani sia guidato e benedetto dalla tua gloriosa presenza. Benedici i tuoi servi, benedici la tua parola, Signore, e falla raggiungere ancora ad altri cuori, perché tanti possono uscire da qui felici, contenti, che hanno conosciuto te, sono stati benedetti da te, sono stati salvati da te, guariti da te, battezzati da te, Signore, perché tu continui a fare cose grandi in mezzo al tuo popolo. Padre, ascolta questa umile preghiera che volgiamo a te unicamente nel nome santo del tuo figliuolo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Dio sia lodato in eterno. Gloria a Dio. Fratelli, abbiamo la gioia di avere con noi pastore Abele Trosino, pastore della comunità di Crotone, è uno dei fratelli responsabili nel comitato di zona della Calabria. Noi ringraziamo Dio perché insieme al coro, ma anche precedentemente insieme solo a mia moglie, siamo stati nelle loro zone,
Abbiamo visto la bellissima opera di Dio nella città e nella comunità di Crotone, per come il Signore sta benedicendo le nostre comunità, ci sta portando avanti. E i fratelli ci hanno accolto con tanto amore, con tanto calore, tanta ospitalità, e portiamo veramente un bellissimo ricordo nei nostri cuori. Vero o no, corale? Grazie a Dio. Ma ora vogliamo ascoltare la parola. Il fratello Trosino ci presenterà il consiglio della parola del Signore. Dio ci benedica. Amen. Dio sia lodato. Saluto a tutti nel nome del Signore e condivido la gioia anche della comunità di Crotone. I fratelli vi salutano caramente. Gloria a Dio. Vogliamo subito, fratelli, andare alla parola e vogliamo leggere insieme qualche cosa nel libro dell'Esodo. Voglio parlarvi di un viaggio questa mattina che è importante avere in questo viaggio la presenza del Signore con noi. Libro dell'Esodo capitolo 32, leggeremo qualche verso, poi qualche altro nel capitolo 33. Gloria a Dio, al capitolo 32 dell'Esodo, dal verso 30, gloria al Signore. Esodo 32, dal verso 30, dice: l'indomani Mosè disse al popolo: voi avete commesso un grande peccato, ma ora io salirò dal Signore, forse otterrò che il vostro peccato vi sia perdonato. Mosè dunque tornò al Signore e disse: ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato e si è fatto un dio d'oro. Nondimeno perdona ora il loro peccato, se no ti prego cancellami dal tuo libro che hai scritto. Il Signore rispose a Mosè: colui che ha peccato contro di me, quello cancellerò dal mio libro. Ora va, conduci il popolo dove io ti ho detto. Ecco, il mio angelo andrà davanti a te, ma nel giorno che verrò a punire, io li punirò del loro peccato. E se il Signore colpì il popolo, perché era autore del vitello che Aronne aveva fatto. Poi al capitolo 33 leggiamo qualche altro verso, verso 12. Mosè disse al Signore: vedi, tu mi dici fai salire questo popolo, però non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure hai detto: io ti conosco personalmente e anche hai trovato grazia agli occhi miei. Or dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Considera che questa nazione è popolo tuo. Il Signore rispose: la mia presenza andrà con te ed io ti darò riposo. Mosè gli disse: se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui, poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi se tu non vieni con noi? Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore disse a Mosè: farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente. Amen, fratelli. Gloria a Dio. Questa mattina voglio farvi una domanda. Cosa desideri di più? Che Dio ti conceda i suoi doni o che Dio ti conceda la sua presenza? Fratelli, non dobbiamo desiderare e ricercare soprattutto i doni del Signore, ma dobbiamo soprattutto ricercare nella nostra vita, in questo viaggio che noi faremo in questo deserto, dobbiamo soprattutto ricercare la presenza del Signore. La presenza del Signore è più importante di qualunque altra cosa, anche perché se noi fissiamo il nostro sguardo sul dono, allora il donatore, la presenza di colui che dona ogni cosa, sarà sbiadita nella nostra vita. Ora, Dio potrebbe darci tanti doni, ma qualche volta Dio potrebbe donare qualcosa a noi senza la sua approvazione.
e ci sono delle persone che desiderano avere, ricevere, guardano alle mani di Dio, ma non guardano al volto di Dio. Dobbiamo guardare il volto del Signore perché vogliamo l'approvazione del Signore, vogliamo il consenso del Signore, non vogliamo soltanto i doni del Signore. Qualche giorno fa o qualche settimana fa è venuta da noi una signora che aveva tanti problemi, un bisogno spirituale particolare. E questa persona diceva: pastore, voglio che voi pregate per me. Era disturbata da qualche presenza spirituale negativa e lei desiderava essere liberata. Cominciai a parlarle dell'amore di Cristo e del fatto che era necessario ubbidire al Signore, sottomettersi alla volontà di Dio. Ma più parlavo di questo e più lei si ritraeva indietro e diceva: pastore, sono venuta per una liberazione, non per ascoltare quello che hai da dirmi riguardo la volontà di Dio. Questo per dirvi, fratelli, che molti sono interessati a ricevere i doni del Signore, ma non sono interessati alla persona del Signore. Noi questa mattina vogliamo dire: oh Dio, noi vogliamo te, noi vogliamo la tua presenza nella nostra vita, noi vogliamo che tu sia con noi. Ora il Signore propose a Mosè che un angelo accompagnasse Mosè e questo popolo nella terra promessa. In altri termini, Dio non nega il dono, Dio non nega di adempiere la promessa fatta nella vita di Mosè. Ma voi notate la lotta che c'è nel cuore di Mosè. E notate che Mosè venne davanti al Signore e disse: Signore, chi manderai con noi? Il Signore disse: manderò un angelo che vi introdurrà nella terra promessa. Ma Mosè pregò e disse: Signore, noi vogliamo che tu sia con noi, poiché se tu non vieni con noi, non farci partire da qui. E io voglio invitare questi cari, ma tutti noi che siamo qui presenti, vogliamo pregare in questo senso: Signore, se tu non sei con noi, non farci partire da qui. Dio, dicevo prima, potrebbe cedere all'insistenza di una preghiera e potrebbe concedere un dono da parte sua. O ci sono persone che hanno ricevuto dei doni da Dio, anche se Dio non approvava la loro vita. Ricorderete Balaam che insisteva nel perseguire una via che era contraria alla volontà del Signore. Il Signore cerca di fermarlo, ma egli è caparbio, insiste nel perseguire la sua via. Io sono sceso contro di te per fermarti, perché la via che tu percorri è contraria alla mia presenza, al mio volere. Ma alla fine Dio concesse a Balaam di perseguire quella via. Sì, perché quando noi insistiamo davanti a Dio, Dio potrebbe concederci anche il dono che noi gli chiediamo. Ma prima del dono e più del dono, ripeto, noi vogliamo la presenza del Signore nella nostra vita. Perché l'assenza della presenza di Dio in realtà corrisponde alla sua disapprovazione nella nostra vita. Ricorderete un tempo quando il Signore, proprio per punire il suo popolo Israele, lo priverà della sua presenza. Osea scriverà queste parole: io me ne andrò e tornerò al mio luogo finché essi non si riconoscano colpevoli e cerchino la mia faccia. Quando saranno nell'angoscia, ricorreranno a me. E voi ricorderete che a livello personale, quando Davide si allontana da Dio e cede al peccato, la presenza di Dio si ritira dalla sua vita, si ritira affinché egli possa considerare quanto è importante la presenza di Dio nella propria vita. Ricorderete il Salmo 51: o Dio, rendimi la gioia della tua presenza. Come per dire: Signore, io non ce la faccio più. Davide era ancora il re di Israele,
Davide aveva ancora gli onori che gli tributavano i suoi sudditi. Davide aveva ancora la sua famiglia, Davide aveva ancora i suoi beni, ma era privato della presenza di Dio ed egli era come se stava per morire. Oh Dio, rendimi la gioia della tua presenza. Signore, non possiamo fare a meno di te. Non vogliamo soltanto la terra promessa. Noi vogliamo l'Iddio della terra promessa. Non vogliamo soltanto il cielo. Vogliamo l'Iddio del cielo. Non vogliamo soltanto i doni. Vogliamo l'Iddio che elargisce i doni. Non vogliamo soltanto i miracoli. Vogliamo l'Iddio dei miracoli. Vogliamo la presenza di Dio. Oh Dio, per un tempo potrebbe distaccarsi da noi, ma quando Dio si distacca da noi e si ritira, lo fa affinché noi cerchiamo la sua faccia. Infatti il popolo di Israele, privato della presenza di Dio, fu costernato. La scrittura dice che il popolo, quando udì queste dure, sinistre parole, fece cordoglio. E nessuno mise i propri ornamenti. Infatti il Signore aveva detto a Mosè: di ai figli di Israele, voi siete un popolo dal collo duro, se io salissi per un momento solo in mezzo a te ti consumerei. Ora dunque togli i tuoi ornamenti in segno di umiliazione, di sottomissione, di costernazione, e vedrò come io debba trattarti. E i figli di Israele fecero così. Quindi un popolo che torna a cercare il Signore. E noi sappiamo, fratelli, che quando cerchiamo Dio con tutto il cuore, Dio si fa trovare. Nel nostro viaggio verso la terra promessa, vogliamo la presenza di Dio. Vogliamo la presenza di Dio, perché la presenza di Dio fa la differenza. Questo popolo fece cordoglio, quindi c'è un cordoglio, c'è una tristezza che è definita dall'apostolo Paolo la tristezza secondo Dio. Abbiamo detto prima che siamo nella gioia, abbiamo letto il Salmo che ci parla di gioia, ma questa gioia non è possibile se non c'è l'Iddio della gioia, colui che dona la gioia, colui che è l'autore della gioia, la sorgente della gioia. E questa gioia non è possibile se non è preceduta da una tristezza, la tristezza secondo Dio che porta a un ravvedimento. Infatti Paolo dirà: la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti ecco quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza secondo Dio. Anzi, quante scuse, quanto sdegno verso il peccato, chiaramente, quanto timore, quanto desiderio, quanto zelo, quale punizione. In ogni maniera avete dimostrato di essere puri in questo affare. In altre parole, la pressione della mano di Dio o il giudizio in qualche modo di Dio aveva prodotto una tristezza nel cuore di questi fratelli. Ma questa tristezza non li aveva portati lontani da Dio. Questa tristezza li aveva portati a cercare Dio, a desiderare Dio, a lasciare il peccato. Ecco, vedete, la tristezza secondo Dio produce un beneficio nella vostra vita. Ed ecco che questo popolo, quando Dio gli disse io non salirò con voi, si rattristò di una tristezza secondo Dio, e questa tristezza li portò a cercare il Signore. Fratelli e sorelle, anche se Dio ci desse tutto il mondo, noi non vogliamo tutto il mondo, vogliamo il nostro Salvatore Gesù, vogliamo il Signore. In questo viaggio vogliamo il Signore, vogliamo la presenza del Signore. Il popolo si mise a cercare Dio, Mosè si mise a cercare Dio. Oh Dio, non farci partire da qui, noi vogliamo la tua presenza. Perché quando c'è il Signore, allora l'inferno diventa paradiso. Quando c'è il Signore, la fornace è anche un luogo dove possiamo stare. Quando c'è il Signore, possiamo
possiamo stare nelle grandi acque, nella fiamma del fuoco, ma le acque non ci sommergeranno e il fuoco non ci brucerà, perché con noi è il Signore. Vogliamo il Signore, fratelli, il Signore che si manifesta con la sua presenza nella nostra vita, in questo cammino verso il cielo. Oh, noi vogliamo il Signore. Infatti, non solo essi cercarono con tutto il cuore la faccia del Signore, la presenza del Signore, ma motivarono questa richiesta. Infatti Mosè disse: tu non devi lasciarci andare da soli, non vogliamo soltanto la terra promessa, vogliamo te. Il Signore allora rispose: la mia presenza andrà con te ed io ti darò riposo. Mosè gli disse: se la tua presenza non vieni con me, non farci partire da qui. Ascoltate, poiché come si farà, ecco la motivazione, come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi se tu non vieni con noi? Ascoltate, fratelli, questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore disse a Mosè: farò anche questo che tu dici, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e ti conosco personalmente. Notate la motivazione, una motivazione importante. Signore, tu devi venire con noi perché la tua presenza ci distingue dagli altri popoli. Fratelli, cosa ci distingue dagli altri? Non è il nostro credo. Non è le nostre manifestazioni di atti di culto, non sono le nostre esternazioni di gioia, il nostro canto. Gloria a Dio per la festosità che c'è nelle nostre comunità. Gloria a Dio per il canto che è veramente bello e anche la preghiera spontanea che noi eleviamo al Signore. Ma voglio dirvi che ciò che ci distingue dagli altri popoli e dalle altre persone è proprio la presenza del Signore con noi. È la presenza di Dio che ci distingue. Oh, fratelli, se perdessimo la presenza di Dio, noi diventeremo come tutti gli altri uomini del nostro credo, non avremo che farcene. Della nostra dottrina, teologia, non avremo che farcene. Ma la presenza del nostro Dio. Ricordate, Sansone era cosciente di questo fatto. Sansone disse: se io mi si tagliassero i capelli, e quindi voleva dire se io perdessi la mia consacrazione a Dio, Sansone era un nazireo consacrato all'Eterno, io diventerei simile a tutti gli altri uomini. Cioè non sono forte per forza umana, non sono straordinario per capacità innate nella mia vita. Colui che mi rende diverso è il Signore. È la presenza di Dio che mi dà la forza che ho. È la presenza di Dio che mi rende capace di affrontare i nemici e vincerli. Se perdessi la presenza di Dio, io diventerei come gli altri uomini. Ecco perché, Signore, io voglio la tua presenza nella mia vita. Cari giovani, cari fratelli, non vi accontentate degli atti esteriori del culto cristiano. Non vi accontentate di andare e venire da questo o qualche altro luogo di culto. Non vi accontentate di una vita cristiana formale. Cercate, cerchiamo sempre la faccia del Signore, la presenza di Dio nella nostra vita. Vogliamo la presenza di Dio, questa presenza ci distingue. Infatti dicevo, anche di Giuseppe fu detto: potremmo noi trovare un uomo pari a costui in cui è lo Spirito di Dio. Il mondo che ci rigetta, che ci ostacola, pure non può non vedere la presenza di Dio nella nostra vita. È la presenza di Dio che fa illuminare il nostro volto. È la presenza di Dio che ci rende attraenti a coloro che sono lontani. È la presenza di Dio che cambia noi e cambia le persone intorno a noi. La presenza di Dio ci distingue.
ma la presenza di Dio anche ci rassicura. Infatti, se c'è Dio con noi, noi siamo al sicuro, poiché Dio è per noi un aiuto, una forza, sempre pronto nelle difficoltà. E l'apostolo Paolo scriverà: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Gloria al nome del Signore. Ma notate, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Ma possiamo anche dire: se Dio non è con noi, saremo facile preda dell'avversario. È Dio che ci difende, è Dio che ci mette al sicuro, è Dio che rassicura la nostra esistenza. Cosa potrà farmi l'uomo se Dio è con noi? La presenza di Dio ci dà coraggio. Infatti la scrittura dice: non temere, o Sion, le tue mani non si infiacchiscano, perché il Signore è il potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per via di te. Il Signore è in mezzo a noi. E questo, fratelli, ci dà coraggio, ci dà forza. Non temere, io ti ho riscattato ancora, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Ecco, quando attraverserai le acque, io sarò con te. Vogliamo la presenza del Signore. Questo popolo nel deserto passò tante difficoltà, tante prove, tanti momenti difficili. Poi, quando giunsero nella terra promessa per conquistarla, quanti nemici, quante città fortificate, quante opposizioni, ma essi furono più che vincitori proprio a motivo della presenza del Signore. Il popolo di Israele si distingueva. Infatti la scrittura dice che di giorno la nuvola della presenza di Dio le accompagnava, e di notte anche come una colonna di fuoco. Mi avvio alla conclusione, fratelli, per dirvi che in questo cammino vogliamo il Signore, nella nostra vita vogliamo il Signore. Quando poco poco non sentiamo più la sua presenza, noi vogliamo cercare la faccia del Signore. Quando sentiamo che in qualche modo lui non è lì, noi lo vogliamo invocare, e se lo invochiamo lui si lascerà trovare. Verrete a pregarmi, mi invocherete, mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, dice il Signore. Ma concludo col dirvi: vogliamo il Signore anche in mezzo a noi, nei nostri culti. Noi vogliamo la presenza del Signore. Gloria a Dio per locali di culto sempre più belli, per corali, si parlava di coro, per gruppi musicali. Gloria a Dio per l'organizzazione certosina, molte volte un'organizzazione esemplare da parte dei fratelli, degli organizzatori, dei pastori. Gloria a Dio per tante cose belle che oggi Dio ci dà, anche mezzi di comunicazione. Gloria a Dio per i mass media, gloria a Dio per la radio, per la televisione, per internet. Trasmettiamo i nostri culti anche noi da Crotone via internet, via radio. Gloria a Dio per tutto questo. Però, fratelli, ogni volta che varchiamo la soglia del locale di culto, noi vogliamo cercare il Signore, perché nei nostri culti vogliamo la presenza del Signore. Vogliamo la presenza del Signore. Signore, se tu non sei in mezzo a noi, noi siamo inguaiati. Signore, se stamattina tu non manifesti la tua presenza tra di noi, questo culto non ha senso. Gloria a Dio per tutto quello che facciamo, ma gloria a Dio per Gesù, il quale ha detto: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. E gloria a Dio per Gesù tra noi, poiché dovunque due o tre si riuniscono nel nome del Signore, Signore, egli è lì presente. Qui c'è il Signore, benedetto il nome di Dio. Voi lo sapete, fratelli, che ci sono chiese dove non c'è il Signore, e non voglio certamente puntare il dito verso altre denominazioni o comunità della nostra denominazione, ma la Bibbia dice che c'era una chiesa, una comunità, ed è emblematico questo. È un emblema, è un esempio, ma era anche una realtà, la chiesa di Laodicea. Noi a volte usiamo quel verso per parlare di Gesù alla gente, per dire che Gesù vuole entrare nel cuore, ma voglio con umiltà ricordarvi
che quel testo è in un contesto dove si parla di una comunità. Una comunità, una chiesa, quella di Laodicea, dove dentro non c'era il Signore. Ecco, io sto alla porta e busso. Era una chiesa. Se qualcuno ascolta la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Il Signore era fuori di quella congregazione, di quell'assemblea, ma la sua presenza, fratelli, è l'unica realtà che fa di noi un popolo speciale. La presenza del Signore è l'unica realtà che può incidere profondamente nei cuori degli astanti. Voglio dirvi che io potrei gridare con tutta la mia voce e potrei predicare in un modo esemplare, portarvi all'estasi per un'eloquenza che non ho, che potrebbe sconvolgere la vostra vita, la vostra mente. Ma chi tocca i cuori è la presenza del Signore. Chi cambia la vita di una persona è la presenza dello Spirito Santo di Dio. Ed è per questo che noi diciamo: Signore, non farci partire, non farci neanche stare qui, se tu non sei con noi. Noi vogliamo la tua presenza, vogliamo che i nostri culti siano caratterizzati dalla presenza di Dio e vogliamo che nei nostri culti si manifesti il Signore. Vogliamo che mentre noi cantiamo, mentre preghiamo, predichiamo, lo Spirito di Dio soffi in mezzo a noi. Vogliamo che ancora questa mattina il Signore compunga i cuori per mezzo della parola e molti cuori siano salvati. Vogliamo che questa mattina il Signore guarisca i corpi ammalati. Vogliamo e crediamo che questa mattina il Signore battezzi ancora nello Spirito Santo. Noi vogliamo vedere il Signore camminare in mezzo a noi. Egli è colui che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Signore, cammina in mezzo a noi stamattina. Ed ecco perché l'apostolo Paolo dirà: se qualche estraneo, qualche pagano inconvertito entrerà nelle vostre assemblee, e se tutti profetizzano ed entra qualche estraneo, egli è convinto da tutti. Tutti profetizzano, cioè tutti sono mossi dallo Spirito, tutti parlano per mezzo dello Spirito, operano nella guida dello Spirito. Allora egli è convinto da tutti, è scrutato da tutti, i segreti del suo cuore sono svelati di costui che entra. E così, gettandosi, ascoltate, ho concluso, gettandosi giù con la faccia a terra, adorerà Dio, proclamando che Dio è veramente in mezzo a voi. Fratelli, non ci vogliamo illudere. Non vogliamo dire in modo superficiale: Dio è con noi, sì, adesso andremo, apriremo il culto nel nome del Signore, Dio è con noi. Certamente c'è la promessa di Dio, ma noi vogliamo dire: Signore, noi vogliamo che tu sia veramente in mezzo a noi, perché le persone che entrano si getteranno giù con la faccia a terra e dovranno dire, non dovranno dire che bel locale di culto, che bel coro, che bella funzione religiosa. Quante funzioni religiose belle, più belle forse della nostra, ma dovranno dire: lì c'era veramente il Signore. Vogliamo, Signore, la tua presenza in mezzo a noi. Vogliamo che tu possa muoverti tra di noi, Signore. Vogliamo vedere la tua gloria in mezzo a noi, Signore. Signore, manifesta la tua grazia in mezzo a noi. Noi vogliamo te. La presenza di Dio mette in crisi i peccatori. La presenza di Dio cambia i nostri cuori, così che uscendo da questo locale dobbiamo essere diversi da come quando siamo entrati. E la presenza di Dio snida il male, i malvagi. Nel tempo del risveglio, ho concluso veramente, avvengono delle cose straordinarie perché la presenza di Dio mette in crisi la gente. E quando c'è la presenza di Dio, coloro che sono posseduti da spiriti immondi non possono stare tra di noi. Ed è incredibile pensare che a volte alcune persone tormentate dal male siedano tra i banchi di qualche comunità comodamente, senza nessuna reazione. Ma io so, fratelli, e voi sapete, che quando c'è la presenza di Dio,
il male deve uscire fuori. Quando c'è Dio, allora c'è la gloria di Dio e cose straordinarie possono avvenire tra di noi. E potremmo dire stamattina e sempre, oggi abbiamo visto cose straordinarie perché il Signore si è manifestato in mezzo a noi. Fratelli, vi lascio con questo verso. Questo culto tra un po' terminerà. Noi continueremo il nostro cammino col Signore, ma io e voi vogliamo ogni giorno dire: Signore, ho bisogno della Tua presenza. Non farmi partire, non farmi restare, non farmi lavorare, non farmi andare, venire, fare, se Tu non sei con me. Signore, la Tua presenza sia con noi ogni giorno, affinché il mondo veda che noi apparteniamo a Te, Tu appartieni a noi, e così Ti daremo tutta la gloria in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Adoriamo il Signore, adoriamo il Signore. Alleluia. Alleluia, gloria al Signore. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Signore, grazie per la Tua parola. Fa che ogni cuore stamattina sia disponibile a farti entrare nella propria vita, nella propria casa. Solo quando entri tu le cose cambiano. La nostra vita viene rigenerata. Signore, stai sempre con noi. Aiutaci ad non allontanarci mai da Te. Grazie, Signore, per la Tua benedizione, per la Tua presenza. Grazie per la Tua parola. Lavaci con il sangue di Gesù Cristo e tienici fedeli fino alla fine, Signore. Grazie perché questi cari questa mattina, scendendo nell'acqua battesimale, testimonieranno dell'opera di grazia che c'è avvenuta nei loro cuori, nella loro vita. Grazie, Signore. Ti preghiamo di salvare chi non è salvato. Non di coloro che scendono nell'acqua perché già sono salvati, ma di coloro che sono in mezzo a noi per le prime volte. Fa che possano tornare a casa con la Tua presenza. E noi Ti ringraziamo, Ti lodiamo, Ti glorifichiamo nel nome di Gesù Cristo, il benedetto in eterno. Accomodatevi, fratelli e sorelle. Gloria a Dio. Coloro che scenderanno nelle acque battesimali, facendo un patto col Signore questa mattina davanti alla Chiesa, testimoniano di un'opera che è già avvenuta nei loro cuori. Scendendo nell'acqua testimonieranno che loro sono morti alla vecchia vita, hanno accettato Gesù Cristo come personale salvatore e sono nati di nuovo. Ecco perché scendendo nell'acqua testimonieranno: noi siamo salvati, noi già siamo stati salvati, noi siamo morti al mondo, al peccato. Ma poi uscendo dall'acqua testimonieranno della loro nuova nascita, sono nati di nuovo, risorti in Cristo, siamo stati vivificati, noi che eravamo morti nei falli e nei peccati. E insieme vogliamo dire gloria a Dio. Poi che volete? A me piace sto verso, tutta la Bibbia. Dio ha fatto cose grandi per noi e noi siamo... Quanti siete nella gioia? Ma sapete la nostra gioia da dove viene? E chi l'ha creata nei nostri cuori? Quello che abbiamo sentito stamattina. Solo la presenza di Dio può dare la vera gioia. Solo la grazia di Dio può cambiare la tristezza, l'amarezza in vera gioia. Forza Angelica, dai. Giri, giri. Dai. Gloria a Dio, voglio ringraziare il Signore per come mi fa essere qui nella sua casa. Lo voglio ringraziare per come mi fa scendere nelle acque battesimali. Lo ringrazio perché mi ha salvata. Lo amo, Dio se l'ha dato.
Gloria al Signore, alleluia. Dio è fedele. Il Signore è colui che ci fa le promesse per i nostri figli. Insomma, sti figli ogni tanto ci fanno sbattere, quando sono adolescenti. Poi viene il tempo in cui apriranno il cuore a Gesù. Questa è la nostra speranza. Fratelli, sorelle, vogliamo avere fiducia nel Signore. A volte si piange, ben van piangendo colui che spande il seme, ma poi tornerà con canti di gioia quando raccoglierà i suoi covoni. Chissà quante volte abbiamo pianto ai piedi del Signore per i nostri figli, ma poi oggi il Signore ci fa sorridere. E un giorno farà sorridere a tutti quanti noi, fratelli. Sorella, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria a Dio, alleluia. Sono molto emozionata, finalmente, era un desiderio che desideravo tanto tempo. Ho 51 anni, ma buone 30 anni desideravo di fare parte del Signore. Per una sigaretta ho perso tante cose. Gloria a Dio, basta. A Dio la gloria. Sorella, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita, costi quel che costa? Sì. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il mio peccato è stato rimosso, allontanato, cancellato. Addio la gloria. Signore, continua di generazione in generazione. Alleluia. E per qualcuno è la prima generazione, per qualcuno è la seconda, la terza, la quarta. Signore, ha salvato i nostri figli, sta salvando i nipoti. Per qualcuno anche i pronipoti. Noi ringraziamo Dio, perché Dio è fedele. Ascolta le nostre preghiere. Siamo veramente felici di vedere questi giovani, meno giovani, scendere nelle acque battesimali. L'opera del Signore è iniziata tanti anni fa nelle case di fedeli, di credenti fedeli che hanno portato avanti negli anni l'opera del Signore. E di anno in anno noi vediamo che le nostre future generazioni restano fedeli a Dio. E come abbiamo ascoltato nella predicazione, dicono: Signore, anche io ti voglio nel mio cuore, come ti ha avuto mia mamma, mio papà, come ti ha avuto mia nonna, mio nonno. Signore, grazie. Siamo emozionati tutti quanti. Gloria a Dio. Vuoi dire? Voglio ringraziare il Signore perché stamattina sono qui. Lo voglio ringraziare per come l'ho sempre conosciuto, ma soltanto l'ho accettato soltanto all'età di 16 anni. Però io so che Dio ha iniziato un'opera nella mia famiglia e ben presto la porterà a termine. Amen. Sorella, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In mezzo a voi voglio ringraziare per come mi ha salvato, che come continua a mantenere sempre le sue promesse, e spero che il Signore porti a compimento il più presto tutte le sue promesse. E io e Lui sono felice perché sono sicuro che lo farà. A Dio la gloria. Fratello, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E dico benvenuta alla vita, benvenuta alla gioia. Gloria a Dio.
Dio, ringrazio il Signore come ancora questa mattina mi fa stare nella sua casa, come mi ha salvato, mi ha battezzato e come mi fa fare un patto in acqua. Signore, sia lodato. Fratello, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita, costi quel che costi, fare la volontà di Dio. Ma basta, non fate penare al pastore, servire il Dio, fedele. Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E noi ringraziamo Dio per coloro che sono ancora nella casa di Dio. La Bibbia dice che coloro che sono piantati nella casa del Signore porteranno ancora frutto nella vecchiaia, saranno pieni di vigore, verdeggianti, e testimonieremo che Gesù è il Signore. Gloria a Dio. Signore, sono dato, lo voglio ringraziare per la salvezza, lo voglio ringraziare perché mi ha riempito del suo Santo Spirito. Che dirò, la gioia nel cuore, la presenza di Dio è vicino a me. Signore, saluto. Gioele, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo felici per la grazia di Dio. Le famiglie Montella stanno in chiesa da tanti anni e io sono sicuro che il Signore continuerà a portare avanti l'opera in queste famiglie e noi vedremo altri Montella scendere nelle acque battesimali per la gloria di Dio. Ho detto a Giuseppe: oggi si battezza papà, poi vedrai anche tuo figlio, i nostri figli. Grazie a Dio. Niente, sono felice. Ho tanti motivi per essere felice. Il più importante è perché oggi appartengo a Cristo e Cristo appartiene a me. Ringrazio Dio per la salvezza, per che mi ha fatto scendere le acque battesimali e perché adesso la mia casa vuol dire io la mia casa lo diamo in Signore. Me lo concedo, dai. C'è tanta gioia nel mio cuore, c'è tanta gioia nel mio cuore. Sono salvato, son perdonato, c'è tanta gioia nel mio cuore. Insieme, forza! C'è tanta gioia nel mio cuore, c'è tanta gioia nel mio cuore. Sono salvato, son perdonato, c'è tanta gioia nel mio cuore. Addio la gloria! Fratello, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia, tutto nuovo fa il Signore, la vecchia vita non c'è più. Gloria a Dio. L'anno scorso la tua fidanzata e quest'anno tu. Grazie a Dio, il Signore è colui che porta avanti la sua opera. Che dire, ho trovato un tesoro, il tesoro è Gesù, ha salvato la mia vita, non pensavo che Dio era vivente, ma nel momento in cui l'ho invocato, lui si è fatto conoscere personalmente e lo ringrazio perché è la cosa più bella del mondo, il Signore sia lodato. Fratello, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Signore ha scritto il tuo nome nel libro della vita. Allora, stamattina chiedo che Dio dona la pace a tutti e chiedo con veramente con cuore che Gesù possa fare accettare mia moglie e mio figlio. Desidero tanto che loro vengano anche loro in chiesa. Cosa dire? Scusate la mia emozione. Chiedo tutto questo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Fratello, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no, non è morto. Dio è vivente, no. Fratello Raffaele, il Signore ha fatto un'opera meravigliosa nella sua vita. Fratello Raffaele è stato al CERT, questa meravigliosa opera che stiamo conoscendo meglio e che è un'opera da tanti anni portata avanti dal fratello Scarallo con tanto amore e passione e che ha visto la salvezza di tante, tante anime, tanti giovani. E io sono fiero di vedere quest'opera e di conoscere questi ragazzi. Voglio prima dare la parola. Alcuni anni fa vennero 5 drogati nella mia chiesetta a Gragnano e questi ragazzi erano perduti, erano andati in cerca con una Bibbia sotto il braccio, qualcuno che gli spiegasse qualcosa intorno alla parola di Dio. Ma quella sera avvenne un grande miracolo, il Signore li salvò tutti quanti, liberandoli dalla droga come se non si fossero mai drogati. E tutte le sere 30-40 drogati venivano ad ascoltare la parola di Dio e il Signore salvava, liberava, c'erano persone possedute e il Signore manifestò la sua gloria in un modo speciale e mi mise nel cuore l'amore per loro e il Signore mi disse: aiuta queste persone. Adesso sono quasi 30 anni che continuiamo quest'opera, il Signore nell'arco del tempo ha salvato tanti giovani, tra cui anche presente qui Raffaele che fa patto col Signore. Ringraziamo il Dio. Pregate per noi che il Signore manifesta sempre la sua gloria e non solo libera dalla droga ma che li salva, togliendo totalmente la schiavitù del peccato. A Dio sia la gloria, grazie. Pace del Signore. Mi batte un poco il cuore stamattina. Grazie a Dio. Ci ringrazio a Dio perché ho realizzato che Dio, che Gesù è morto per me. E lo ringrazio perché ci mi ha donato una possibilità. Ce lo ringrazio perché il Signore è il mio educatore. Ce lo voglio servire. È perché ci sono tante belle cose con il Signore e voglio essere anche battezzato nello Spirito Santo. Il Signore è il mio senso della vita, in Cristo amen. E porto i saluti dal CERT perché ci mi hanno detto, se cortesemente glieli porti. Amen. Qualcuno è presente? Gloria a Dio. Fratello, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io canterò, io griderò, io canterò, io griderò, alleluia! Quando i cieli si apriranno, che gioia allor sarà! Voglio ringraziare il Signore questa mattina che sono me... vicino a voi, quando tutto voi siete la mia famiglia, siete i miei fratelli. Voglio ringraziare il Signore, dopo tanto tempo mi sto facendo vedere la luce nel cuore e voglio seguire fino all'eterno. Fratello, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome,
ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un miracolo ha fatto in me il mio Salvatore. Un miracolo ha fatto in me. Il Signore ha salvato questa coppia, marito e moglie. Il battesimo è personale, lo spieghiamo. Battesimo è personale. Il battesimo non salva. Se uno non è stato salvato, se fa un bagno. Il battesimo è una testimonianza di quello che già è avvenuto nella loro vita. Gloria a Dio. Gli diamo la parola. Signore sia lodato. Voglio ringraziare il Signore per come ha salvato la mia anima. Perché nonostante, fratelli, possiamo avere tutto su questa terra, ma non abbiamo nulla se non abbiamo Gesù nel nostro cuore. Possiamo avere la migliore pace che ci possa mai avere su questo mondo. E lo ringrazio perché ha salvato me, mio marito e quasi tutta la mia famiglia. Spero che salva ancora. Il Signore mi ha battezzato anche con il suo Santo Spirito e io lo voglio servire finché vita avrò, da ora in eterno. Amen. Gloria a Dio. Voglio ringraziare il Signore perché mi ha dato una nuova vita, mi ha vivificato, mi ha dato pace e gioia che solo il Signore mi poteva dare. Mi ha dato una nuova grande famiglia che mi ha fatto conoscere l'amore. E mentre stavo nella gioia stamattina il Signore mi ha scritto un messaggio nel mio cuore. Oggi voi sarete con cittadini, con i santi e farete parte della famiglia di Dio. E mi ha emozionato tantissimo questa cosa. Gloria a Dio. Dio sia lodato per questa bella famiglia. Sorella, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratello, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutta la tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sono due sorelle che si battezzano, questa sorella e l'altra di prima, Flavia. Dio sia lodato per queste famiglie che il Signore ha chiamato. Signore sia lodato. Voglio ringraziare il Signore per come ha salvato l'anima mia, per le grandi meraviglie che sta compiendo nella mia casa, nella mia famiglia. È un onore oggi fare un patto con Lui, è una cosa emozionante proprio tanto. Vorrei, il mio desiderio, come diceva prima mia sorella, è quello di servirlo per il resto della vita, da ora in eterno. Il Signore sia lodato. Voglio ringraziare il Signore perché un giorno nell'angoscia, nel dolore, nella tristezza, invoca il nome di Gesù, dissi: Signore, ho paura. E Gesù in quell'istante si fece conoscere e mi disse: io sono con te. E da allora ho accettato Gesù nella mia vita. La mia vita è cambiata, no perché non ci sono più problemi, però il Signore me li fa affrontare con l'amore, con la grazia, e io lo voglio servire ora in eterno. Amen. Sorella, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli, hai creduto che Gesù è morto in croce per i tuoi peccati? Amen. Lo vuoi seguire e servire tutti i giorni della tua vita? Amen. Noi non ti battezziamo nel nostro nome, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cadi nostri a pieno ci lavo, col suo sangue il divino Redentor. Su cantiamo come neve ci imbianco. Suo sangue, il divino Redentor. Noi
facci lacrime d'un pianto che non conoscevo, ricordo solo un pianto senza lacrime che tanto male al cuore. Perché so che non meritavo nulla, così giorno dopo giorno sanirò. Solamente dire sì, alleluia, ed arrendermi al suo amore, alleluia. Mi è bastato dirgli di sì, digli sì stamattina. Chi vuole dire sì a Gesù? Cose per noi e ne siamo nella gioia. Ok, ora dico grazie a lui, perché lui è la mia gioia. Son suo figlio, erede dell'eternità. Benvenuti a casa. La mia vita gli appartiene. Questa sarà casa vostra, la casa del Signore. E nessuno al mondo mi separerà. Da colui che mi vuol bene. Non ci separeremo dalla sua presenza, perché ha fatto grandi cose per noi e noi siamo nella gioia. Oh re di gloria, oh re dei re, oh, non finiremo mai di ringraziarti, non sarà mai abbastanza. Per l'eternità ti ringrazieremo per tutto quello che hai fatto per noi, le meraviglie che hai fatto per noi. Grazie, Signore. Vogliamo inchinare il capo. Invochiamo la benedizione del Signore. Grazie, grazie Signore. Grazie. Fa che questi cari che hanno fatto patto con te e tutti quanti noi con loro possiamo rimanere fedeli e perseveranti fino alla fine dei nostri giorni. Ed ora la grazia del nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù, l'amore di Dio e il Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con noi, con le nostre famiglie, con tutto il popolo di Dio, da ora in eterno. Il nostro nome è scritto, fratelli, su nel cielo, nel libro della vita del Santo e vivo Andrè. Il principe di gloria con tutto il nostro cuore, godiamo riscattati del Signore. Fratelli, è scritto, ¡Gracias!